Amici sportivi, ben trovati a Sportweb, il contenitore sportivo della notizia web.it. Puntata numero 10 quest'oggi e in apertura consentitemi di ringraziarvi ciascuno di voi per il grande seguito che abbiamo riscontrato nella scorsa puntata. Numeri davvero altissimi e che ci riempiono d'orgoglio e ci spingono a fare sempre meglio. Vi ricordo altresì di interagire con noi commentando in diretta sulla pagina Facebook della Notizia Web la puntata o farlo sugli altri canali social e inviarci le vostre segnalazioni all'indirizzo mail info@lanotiziaweb.it. Solito il menù di giornata con calcio, volley e basket. Partiamo dall'Audace Cerignola e dalla Serie D Girone H che domenica ha visto svolgersi l'undicesimo turno. Andiamo a vedere il riepilogo con risultati e classifica. Bitonto Nardò 1-1, Pomigliano Granata Ercolanese 1-1, Gragnano Team Altamura 1-2, Nola Fasano 3-1, Savoia Fidelis Andria 0-0, Sorrento Francavilla Insigni 1-2, Taranto Gelbison 1-1, Picerno Sarnese 3-0, Audace Cerignola Gravina 5-1. In classifica sempre al comando il Picerno con 25 punti, Audace Cerignola 21, Taranto 19, Team Altamura Nardò 18, Francavilla Insigni, Bitonto, Fidelis Andria 17, Savoia 16, Fasano 15, Gelbison e Gravina 14, Sorrento e Sarnese 12, Gragnano e Nola 10, Pomigliano 6, Granata Ercolanese 5 punti. Vi ricordo che Fasano e Taranto hanno una partita in meno. Uno sguardo al prossimo turno, la dodicesima giornata, Fasano-Savoia, Gravina-Bitonto, Fidelis Andria-Gragnano, Francavilla-Insigni-Picerno, Gelbison-Pomigliano, Granata-Sorrento, Nardò-Taranto, Sarnese-Nola e Team Altamura-Audace-Cerignola. Torna al successo l'Audace-Cerignola dopo un digiuno di due partite, lo fa vincendo, servendo un pokerissimo nel derby del Monterisi contro il Gravina, un 5-1 che spazza via le ombre degli impegni precedenti e squadra alla fine applaudita dai tifosi di fede gialloblu. Bitetto era tornato all'antico schierando il 4-4-2, recuperando Carannante in mediana e posizionando Longo e Loiodice sulle ali e utilizzando come difensore centrale Di Cecco in ragione delle assenze di Pollidori e Allegrini. Cerignola che ha sbloccato il risultato al 14° del primo tempo con Longo, abile a depositare in rete un pallone vagante in area murgiana, poi la squadra di Bitetto ha un po' arretrato il baricentro, ne ha approfittato il Gravina che si è reso pericoloso senza però creare particolari problemi ad Abbagnale. La partita si è chiusa virtualmente all'inizio del secondo tempo perché il Cerignola ha realizzato 3 gol in 5 minuti, il 2-0 realizzato da Alessio Esposito, terzo gol di Lattanzio e quarto da Loiodice. Particolarmente belle la terza e la quarta marcatura, azioni veramente da manuale, il teso diagonale imparabile di Lattanzio e l'azione da ben 26 tocchi consecutivi degli Ofantini che ha portato in gol Loiodice, per giunta capitano domenica, e partita ormai chiusa. Arriva poi il 4-1 del Gravina firmato Santoro con lo stesso attaccante ospite che sfiora il 4-2, ma Di Cecco salva sulla linea. A circa un quarto d'ora dal termine il quinto gol ancora firma Longo, al terzo gol in 4 giorni ma al quarto in praticamente 2 settimane. Ad inizio mese aveva anche realizzato uno dei 2 gol della vittoria contro il Savoia. Cerignola che torna secondo in classifica, ancora a 4 distanze dal Picerno, ma che ha convinto soprattutto sul piano del gioco.
Questa è l'analisi anche di Dino Bitetto nel dopogara. Andiamo a sentire le sensazioni dell'allenatore gialloblu. Una gran bella partita. Oggi siamo stati molto bravi, molto più precisi rispetto anche ad altre partite, insomma. Contro l'Andria forse abbiamo avuto molte più opportunità per fare gol e siamo stati precipitosi e imprecisi. Oggi invece abbiamo giocato bene, abbiamo finalizzato con estrema precisione. Certo, dopo il nostro gol abbiamo concesso qualcosa, però senza rischiare più di tanto, insomma. Non abbiamo avuto una grossa pressione da parte. E poi nel momento opportuno, nel secondo tempo, poi siamo entrati e abbiamo subito chiuso la partita. È un girone molto equilibrato, ci sono diverse squadre contro le quali per vincere devi giocare sempre bene, devi essere sempre al massimo dell'attenzione, non devi assolutamente cercare di concedere più di tanto, perché sono tutte squadre attrezzate. È chiaro che ad oggi il Picerno è la squadra che sta andando oltre quelle che sono le previsioni, ma ci sta, perché comunque il Picerno come individualità è un'ottima squadra e sta capitalizzando, questo inizio di campionato sta capitalizzando tutte le gare che ha disputato finora. Archiviato il trittico di impegni in una settimana, il Cerignola adesso può concentrarsi sul quarto derby consecutivo proposto dal calendario, la sfida in casa del team Altamura che dopo l'esonero di De Luca ha collezionato 4 punti in 2 gare, domenica Gragnano ribaltando negli ultimi minuti la situazione di svantaggio e prevalendo poi per 2-1. Sarà sicuramente un altro match difficile e impegnativo, ma la prestazione molto convincente e divertente per i tifosi contro il Gravina è sicuramente un buon viatico per affrontare la sfida del Tonino d'Angelo con rinnovato entusiasmo. Passiamo alla prima categoria, sconfitta onorevole per la Gioventù Calcio, opposta domenica alla corazzata United Slay nella nona giornata appunto di prima categoria. Al Cianci è finita 1-3. Per la capolista, gli ospiti si erano portati sul doppio vantaggio con Salvati in virtù anche di un errore del portiere di casa Casieri e Loseto. Intorno alla mezz'ora del primo tempo, però, Compierchio ha accorciato, ma in avvio di ripresa Salvati realizza la doppietta personale e sigilla il match. Dobbiamo continuare a crescere per puntare alla salvezza, ha detto Schiavone dopo la partita. Il calendario però non è molto amico in questo periodo della Gioventù Calcio, alla quarta sconfitta consecutiva e domenica c'è la trasferta di Canosa che occupa attualmente il quarto posto in classifica, mentre i gialloblu sono sempre terzultimi con 7 punti. Calcio a 5 femminile, nuovo pareggio casalingo per gli Uniti per Cerignola che senza Mister Spina, sollevato dall'incarico nei giorni scorsi e con Vasciaveo in panca, impatta 3-3 con la Polisportiva 5 Bitonto. Fuzio risponde al primo vantaggio ospite con le Baresi che però al riposo vanno in vantaggio sull'1-3. Nella ripresa la reazione delle Ofantine con la doppietta di Paolillo a ristabilire la parità. Ciociola e Fuzio non riescono a cambiare le sorti della sfida e finisce dunque con un pari e non arriva il ritorno al successo per il quintetto gialloblu. Stasera di nuovo in campo per il recupero della gara contro il Pink Futsal Canosa, mentre domenica nuova trasferta a Fasano.
Apriamo la pagina dedicata al volley. È stato un weekend negativo per le formazioni cirignolane in Serie B. Tutte e tre le nostre compagini sono state sconfitte. Apriamo il riepilogo dei risultati della sesta giornata con la Serie B unica maschile, girone E. Integra Edotto Foligno di S Group Lucera 3-0, la Nefosimo Sampres Nova Loreto 1-3. Vinirricola Fenice Cirignola M2G Group Bari 1-3, Strike Team Monteluce SIA Pallavolo San Giustino 2-3, Gibanfano Bontempi Casanetoi Pancona 3-0, Florigelandria Sir Safety Conad Perugia 2-3, ha riposato la Blue Italy Pineto. In classifica gli abruzzesi sono raggiunti al comando dalla Gibanfano con 14 punti, poi SIA Pallavolo San Giustino 13, Sampres Nova Loreto e la Nefosimo 12, Integra Edotto Foligno 10, M2G Group Bari 9, Bontempi Casanetoi Pancona 6, Florigelandria Strike Team Monteluce 5, Vinyericola Fenice Cirignola Sir Safety Conad Perugia 4, VS Group Lucera ancora ferma a 0. Sconfitta a testa alta per la Vinyericola nel derby con la M2G Group Bari, finisce 3-1 per i biancorossi, 15-25, 25-16 i primi due parziali praticamente in fotocopia con l'allungo deciso degli ospiti nel primo e la reazione dei rossoneri nel secondo. Nel terzo set i Diavoli Rossi, nonostante un dammacco molto positivo in difesa, lasciano strada agli ospiti con il 21-25. Non molla la Fenice nel quarto periodo, ma Cetrullo trascina i biancorossi che si aggiudicano la vittoria col 20-25. Ottimo rendimento per gli Ofantini, per Vincenzo Petruzzelli, 19 punti e Corrieri in prima linea. Segnali comunque di progresso importanti per la formazione di Tauro, attesa ora dalla dura trasferta a San Giustino del prossimo turno contro l'attuale terza forza del girone E. Segnali comunque incoraggianti, dicevamo, di crescita per guardare al prosieguo della stagione con più fiducia. Lanotiziaweb.it, gratis ogni giorno a casa tua. Lanotiziaweb.it, il più letto a Cerignola e nel Basso Tavoliere. Serie B1 femminile, girone D, anche qui sesta giornata, questo è il quadro riassuntivo dei risultati. Giovolley Aprilia, cannone libera Virtus Cerignola 3-0, Santa Teresa di Riva, Assitec 2000 Sant'Elia 3-0, Givova BCC Scafati, CMOffi Amatorese 0-3, Europea 92 Isernia, Ferraro Lamezia 3-2, così come Expert Volley Palmi, CRAI Radenza Modica. PVG Bari, Luvo Barattoli Arzano 2-3, ha riposato il Volley Rocca Sal dei Pazzi Roma. In classifica al comando ora Santa Teresa di Riva e CMOffi Amatorrese con 12 punti, Giovolley Aprilia 11, Europea 92 Isernia, Cannone Libera Virtus Cerignola, Ferraro Lamezia 10, CRAI Radenza Modica 9, Volley Rocca Sal dei Pazzi Roma, Assitec 2000 Sant'Elia, Luvo Barattoli Arzano 8, Expert Volley Palmi, PVG Bari 5, Givova BCC Scafati 0. Autentico pomeriggio no, sabato per le virtussine di Marco Brevilieri che cedono nettamente 25-20, 25-19, 25-19 ad Aprilia. Cerignolane in difficoltà su più fronti, sulla ricezione, sulla costruzione in attacco e con numerosi errori in battuta, mentre fra le laziali partita super soprattutto della laterale al rientro, fra l'altro, Debora Liguori. Non sono bastati i numerosi cambi operati dal coach gialloblu. Ora bisogna resettare al più presto in vista del derby di domenica prossima contro la PVG Bari, delle
ex Binetti Piemontese e Valecce, con le prime due che negli anni scorsi hanno tagliato traguardi storici con la società virtusina. Una particolare poi curiosità, la sfida di domenica sarà anche un derby tra sorelle contro, da una parte Raffaella Minervini, alzatrice della Libera Virtus, dall'altra Simona Minervini, libero della PVG. Passiamo alla B2, girone H, questi risultati: Decodomus Noci, Sisu Pastor, Prical Recanati 3-0, Damiano Spinaoria, Brio Lingerie, Pallavolo Cerignola 3-0, Corplas Corridonia, Italiana Pellami, Monte San Giusto 3-2, Pallavolo Giulianova, Demitri Volley Angels 3-0, Pieralisi Jesi 0-5, Castellana Grotte 1-3, Ecotecnica Copertino, Appia Project Mesagne 3-1, Ciuciù Fida Volley, Termoforgia Moviter Castelbellino 1-3. In classifica, sempre in testa a punteggio pieno, la Termoforgia Moviter Castelbellino con 18 punti, Corplast Corridonia 16, Ecotecnica Copertino 0-5, Castellana Grotte 15, Damiano Spinaoria 14, Pallavolo Giulianova 11, Ciuciù Fida Volley 10, Appia Project Mesagne 7, Decodomus Noci 6, Pieralisi Jesi, Brio Lingerie, Pallavolo Cerignola 4, Italiana Pellami, Monte San Giusto 3, Sisu Pastor, Prical Recanati 2, Demitri Volley Angels 1. Non riesce ad invertire la rotta negativa in trasferta la Brio Lingerie, battuta 3-0 ad Oria. Le brindisine si impongono con i parziali di 25-17, 25-22, 25-17. Ancora un atteggiamento troppo timido delle fucsia lontano da casa, che solo nel secondo set tengono testa alle quotate avversarie, vanificando però un vantaggio sul 15-20, a testimonianza della fragilità che a volte blocca la Brio Lingerie. Sabato match assolutamente da non fallire in casa al Pala di Leo, con l'arrivo della Decodomus Noci. Un appuntamento da non fallire con la vittoria che manca ormai da tre giornate. Basket adesso, il girone A della Serie D ha disputato la settima giornata. Questi i risultati: Fortitudo Trani Basket Club Cerignola 66 a 74, Sveva Pallacanestro Lucera Juve Trani 89 a 86, Nuova Matteotti Corato Olimpia Club Rutigliano 77 a 65, Cus Foggia, Puglia Impianti Energia Fasano 76 a 64, Federiciana Altamura, Frantoio Muraglia Barletta 70 a 66. In classifica prime a pari merito Basket Club Cerignola e Nuova Matteotti Corato con 12 punti, Fortitudo Trani 10, Sveva Pallacanestro Lucera Juve Trani 8, Cus Foggia Olimpia Club Rutigliano 6, Puglia Impianti Energia Fasano, Federiciana Altamura, Frantoio Muraglia Barletta a chiudere con 2 punti. Pesante successo esterno del quintetto di Federico Santoro nel big match di questo turno, partita vibrante con Cerignola in vantaggio di 10 all'intervallo lungo sul 31 a 41. Nel secondo tempo, reazione dei tranesi guidati dall'ex coach udassino Matteo Totaro, che nel terzo quarto si portano sul 48 a 54. Poi i gialloblu controllano i tentativi di rientro locali e portano a casa 2 punti dal grande peso specifico. Jonikas e Gvezdauskas, migliori marcatori, ottima anche la prestazione di Ulano con 13 punti a referto. Sabato sera, altro incontro di cartello: al Pala di Leo arriverà la nuova Matteotti Corato per la sfida al vertice fra le due attuali capoliste del girone A. Ed è tutto per questa decima puntata di Sport Web, il contenitore sportivo della notizia web.it. Vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi rinnoviamo l'appuntamento
per mercoledì prossimo, sempre alle 18, in diretta sulla nostra pagina Facebook con Sport Web, tutto lo sport di Cerignola. Alla prossima!